Nell'era degli affari privati condivisi in pubblico attraverso i social network, il tentato omicidio di ieri a Nocera Superiore raccontato nei suoi retroscena su Facebook. Sul suo profilo pubblico, Patrizia Morrone, bella ragazza mora di 38 anni, imprenditrice di successo, che ha coltellato al torace il suo fidanzato, pizzaiolo di 34 anni, ha scandito con riflessioni coincise la crisi del loro amore, quella stessa che all'alba di ieri è esplosa nella folle aggressione che ha portato lui in prognosi riservata in ospedale. Ed io che continuavo a crederti, che stupida, ha postato su Facebook Patrizia il 22 novembre. E ancora, appena qualche giorno prima, è meglio stare soli e stare male che essere impegnati sentimentalmente con un'altra persona e stare doppiamente male per il peso della sofferenza di entrambi. Dunque un lento allontanamento, fatto di recriminazioni ed astio, normale in una coppia che pian piano si dice addio, con lei che evidentemente si riferiva a lui quando il 21 novembre scriveva sempre su Facebook: di maschi ce ne sono tanti, ma solo alcuni diventano uomini. Eppure, malgrado tutto, il suo giovane e quasi ex fidanzato ha cercato in tutti i modi di evitarle il carcere, non denunciandola in prima battuta ai carabinieri dopo il suo ricovero all'ospedale per la perforazione del polmone determinato dall'ultimo ma violentissimo fendente vibrato da lei con un coltello recuperato nella cucina della sua casa. Ha cercato il ragazzo di dirottare altrove le indagini, fino all'ultimo deciso a risparmiare a Patrizia il carcere, un tentativo inutile, circostanziati gli elementi a carico della donna, che di fronte alla legge dovrà rispondere in ogni caso di tentato omicidio.